Fabio Di Costanzo, iniziamo dalla Serie C maschile perché è stata veramente una partita incredibile per questi ragazzi giovanissimi che sono stati un anno senza pallavolo. Ecco, riprendere così, seppur siamo alla seconda giornata, è stato veramente fantastico. Eh beh, certo, ma tra l'altro chi se l'aspettava? Cioè, anche perché il nostro obiettivo era, ecco qua, quello di giocare il più possibile, proprio perché, cioè, in mezzo al campo sono dei ragazzini veramente giovanissimi, stiamo parlando di un under 20, a eccezione del libero che è 96, quindi comunque giovane. E abbiamo fatto due partite eccezionali, due tie break di cui uno fuori casa, quindi al momento non so, cioè, se certo dobbiamo rimanere con i piedi per terra, questo è poco ma sicuro. È stato veramente bello vedere i miei ragazzi giocare, perché stiamo veramente giocando a tratti una pallavolo eccezionale. E di certo uno non se l'aspetta da ragazzini così giovani. Di là, come abbiamo visto, ci stanno giocatori esperti che il palleggiatore, per esempio, avversario alla mia età e gioca veramente da una vita in Serie C, così come il centrale, l'opposto. Quindi noi, nonostante la giovane età, doti fisiche non eccezionali, riusciamo a compensare tantissimo con la difesa, la battuta, attacchi piazzati, colpi giocati veramente fatti da giocatori di giovane età, ma colpi d'attacco veramente da pallavolisti esperti. Quindi io sono felicissimo. Dall'altro lato la Serie B, che ovviamente la prima squadra, questa non è una prima squadra perché è a tutti gli effetti una giovanile, è arrivata una sconfitta comunque aspettata contro Folgore e Massa. Ecco, che cosa serve per dare una svolta al campionato? Allora, la partita di ieri, andavamo a fare una trasferta non in condizioni ottimali e abbiamo preferito tenere Trani a riposo, a eccezione di qualche scambio per darci una mano in ricezione in difesa, perché diciamo che la partita di ieri era quasi dal risultato scontato. Siamo stati bravi soprattutto nel primo e nel terzo set a tenere il campo, abbiamo mantenuto in ricezione, abbiamo forzato un po' di più in battuta, però comunque di là la squadra era di un'altra categoria già, quasi si può dire. Adesso puntiamo veramente tanto sulla gara di sabato contro Marigliano, perché vogliamo, ecco qua, come si dice, toglierci gli schiaffi da faccia, perché all'andata abbiamo fatto veramente una bruttissima prestazione in casa loro, abbiamo perso 3-0 netto e la squadra che ha giocato a Marigliano non è assolutamente la squadra che riconoscono i miei atleti, insomma. Quindi vogliamo dimostrare di che pasta siamo fatti, e sabato ci teniamo particolarmente a questa gara.